ragazze, bentornate sul canale. Allora, questo sarà il video dei Beauty Awards Makeup, quindi tutti i miei prodotti preferitissimi makeup del 2018, scoperte, riscoperte, tutti i prodotti che io ho adorato tantissimo nel 2018, ho fatto una selezione strettissima e questo video sarà in collaborazione con la mia amica Silvia dell'angolo di Seidori. Vi lascio qui sotto in info box il suo video, il suo canale e vi lascio anche il video Get Ready With Me che lei ha realizzato e troverete anche qua sul mio canale, non so se tra oggi o domani, dove proveremo e utilizzeremo proprio questi prodotti, quindi se, anzi, questo trucco l'ho realizzato quasi utilizzando solo i prodotti che adesso vi mostrerò, ovviamente non tutti perché alcune cose ci sono più robe per categorie, quindi non più primer, non più palette, però ho cercato di utilizzare solo quelle cosine lì che adesso mi accingo a farvi vedere. È stata dura scegliere poche robe, infatti non voglio dilungarmi troppo, però sappiate che questi Beauty Awards qua, immaginatevi la musichetta da Oscar, non so neanche tipo questi Beauty Awards Makeup, poi seguirà un altro video, non so, skin care o capelli, non so quale preferite vedere per primo, scrivetemelo qui sotto, skin care o capelli. Comunque, allora, iniziamo subito con questo video succulento, e sappiate che qui ho racchiuso proprio la crème della crème della crème del 2018, e iniziamo con le palette. Allora, è stata una lunga decisione, anche se io nel 2018 non è che mi sia ammazzata proprio, non ho comprato tantissime palette, però quelle che ho comprato, quelle che ho scoperto e le ho comprate nel 2018 sono proprio fighe, cioè io ve le consiglio, se non le avete io ve le straconsiglio perché sono fighissime. Iniziamo da quella che costicchia un pochino di più ed è la Naked Heat. Questa palette secondo me è fantastica ed è tra le Naked quella più figa in assoluto per texture, per colore, per qualità delle polveri. Costa una cinquantina d'euro, 52 ormai, cioè nel giro di tipo 9 anni, 7 anni è aumentata di 10 euro praticamente. Però se la comprate con un 20%, che comunque trovate abbastanza spesso da Sephora, vale veramente la pena. Cioè se vi piacciono i colori caldi, questa Naked Heat è portentosa, è fantastica. Invece per quanto riguarda le palette economiche, in versione economy, io vi devo segnalare le mie due palette di Make Up Revolution in collaborazione con Sofix. Sophie in verità, non è Sofix, a me piace chiamarla Sofix perché qui sopra c'è scritto Sophie e Sophie per Make Up Revolution. Però queste comunque mi avete capita, queste palette le trovate adesso non solo online ma le trovate anche da OVS, io le avevo acquistate a Londra, nel mio magico viaggio, non so se ve lo ricordate a luglio come era andata a finire, e queste palette sono fantastiche. Ci sono anche quelle illuminanti che io non ho preso, questa era la prima uscita, questa qua, guardate che colori, cioè la qualità, anche il range dei colori è veramente fantastico, cioè veramente sono palette che costano... Allora, in America, a Londra le avevo pagate tipo 20 euro tutte e due, 20 sterline, costeranno 15 euro qui da OVS, invece questa è l'altra ed era uscita dopo, Extra Spice, questa ha meno ombretti, questa qua ne ha 24, questa ne ha 18, ma sono fighi tutte e due, cioè sono proprio belle, guardate che bella che è, cioè stupende, cioè sono due palette che veramente non sembrano delle palette low cost, ma sembrano molto, molto valide anche come pigmentazione, cioè sono veramente ottime, palette fantastiche. Io comunque qui sotto vi lascio la lista di tutti i miei prodotti preferiti, seguiti se trovo i link. Poi andiamo avanti, il fondotinta secondo me è un fondotinta che per me è stato la scoperta del 2018, e che è per me uno dei fondotinta migliori in assoluto, è questo, il Profiltor di Fenty Beauty, che io ho in due colorazioni. Avevo acquistato prima questa qui alla Spalmas, prima che uscisse in Italia, avevo preso la 290, che ha un sottotono olivastro, ed è perfetta per me, per il mio incarnato, quando sono un pochino più abbronzata. Poi ho preso questa qua, la 200, che in verità non l'ho comprata, ma mi era stata spedita, per onor del vero, e devo dire che adesso miscelate insieme queste due tonalità, per me, per il mio incarnato, sono perfette, cioè ce l'ho addosso, e poi nel video Get Ready With Me che vedrete, dove vi parlo anche
della mia gravidanza e di tutto quello che volevate sapere, vedete proprio l'applicazione ed è perfetta l'applicazione. Questa mi faceva un pochino di stacco, infatti insieme sono portentose. Io lo adoro questo fondotinta perché mi dà un effetto molto coprente, cioè mi lascia la pelle perfetta, mi va a eliminare tutte le discromie, a camuffare tutte le mie magagne, tutto, però ha una texture sottilissima, cioè non vi fa peso. Se voi odiate come me i fondotinta pesanti, cioè sia di a livello di coprenza, sia a livello proprio di texture, di leggerezza sulla pelle, questo è fantastico perché ti dà coprenza ma anche texture leggera, quindi sembra un fondotinta leggerissimo, però allo stesso tempo, secondo me, per quella che è la mia esperienza, ha una coprenza medio-alta modulabile. Questo se continuate, cioè se lo tamponate 3 volte, è bello coprente, vi fa un effetto porcellana senza dare quell'effetto cakey, che è molto brutto. Questo secondo me è un fondotinta fantastico. E un'altra caratteristica a suo favore è anche il prezzo, perché nonostante sia un fondotinta da profumeria, di alta profumeria, comunque costa meno di 40 euro, costa 34 euro, cioè con uno sconto. È veramente fantastico. Io infatti il mio, il primo, è qua, perché adesso l'ho shakerato, perché va shakerato prima di essere utilizzato, è a metà, anzi forse meno della metà, è fantastico. Infatti vorrei provare prossimamente il primer, perché mi hanno parlato veramente molto bene del primer. Chi l'ha provato metta qui le sue testimonianze, vorrei acquistarlo perché me ne hanno parlato veramente bene. Io con questo fondotinta veramente ve lo straconsiglio, provatelo. È importante trovare la shade, ce ne sono 40 se non mi ricordo male, e quindi coprono veramente un bel range e sono suddivise per sottotono, quindi è anche un po' più facile poi andare a indirizzarsi. Fantastico, veramente top. Un altro prodotto invece che è per la base, che in verità non è un fondotinta ma che io ho utilizzato tantissimo e che è abbastanza recente come scoperta, è questo prodotto di Bioderma. Secondo me questo prodotto di Bioderma, se mi seguite anche nei vlog, lo vedete che lo applico quasi di routine, quando sono di fretta e magari sono anche struccata, no? Quando sono struccata, sì, anche quando sono struccata mi metto solo, tipo, magari anche solo il mascara, proprio 2 puntine di questo. Io metto sempre questo, perché questo è in verità un solare, si chiama Photoderma Nude Touch, ha un SPF 50, quindi veramente top, e vi va a uniformare l'incarnato in maniera leggera, è quasi acquoso, è veramente leggerissimo. Questo io ce l'ho, ci sono 2 colorazioni purtroppo, perché mi auguro che magari con la prossima estate infoltiscano un po' il range dei colori, perché secondo me è un ottimo prodotto, anche questo va shakerato, e io ho la colorazione secondo me più chiara, che per me va bene. Sai che sapete che non riesco, eccolo, Tint Clair, se io ho la colorazione più chiara, che per me adesso in questo momento va benissimo, perché comunque sì, qua è eterna primavera, a volte ci sono giornate dove picchia il sole, io mi metto questo qui e sono tranquilla, quindi se picchia il sole io sono a posto, se non picchia il sole comunque ci sono i raggi, ho comunque una protezione 50, e utilizzando questo mi va a uniformare l'incarnato, veramente sembra che io non abbia nulla, però c'è, cioè io vedo la differenza tra la mia pelle e questo, ed è veramente super confortevole, mi dura un sacco di ore, 8 ore, cioè veramente leggero, e non mi lucida tantissimo la pelle. Io, ricordate che ho una pelle mista grassa, e considerate che con i fondotinta anche molto leggeri, dopo tante ore, il Profilter mi dura anche 8-9 ore senza problemi, però magari un fondotinta magari solare, che di solito anche un po' grassino, un texture un po' più grassina, trovo dei problemi. Invece con questo devo dire che mi trovo veramente da Dio. Per quanto riguarda invece sempre la base viso, vi segnalo 2 primer che secondo me sono topissimo, cioè topperia proprio, fantastici. Io, considerate che non amo i primer troppo pesanti, utilizzo dei primer, il mio classico Professional, il Pore Minimizer di Clinique, quindi ho quello il Professional di Benefit o il Pore Minimizer
minimizer di Clinique quando mi vedo tanto i pori aperti e quindi per andare a nascondere, quindi un primer siliconico che comunque senti, quindi in particolari circostanze quei due primer lì, più il professional che è quello che utilizzo maggiormente, quelli sono sempre i miei tips che c'è sempre. Però un primer ad uso quotidiano, quando magari voglio che il mio trucco duri o anche solo per andare a fissare, io adoro dei primer che non mi appesantiscono la pelle, cioè a me non piace il trucco pesante, come non mi piace il fondotinta pesante, non mi piace neanche il primer che me lo sento appiccicoso, pesante, ecco. Quindi vi segnalo questo primer che secondo me è fantastico, che è di Smashbox, questo è il Photo Finish Primer Water, non me lo ricorderò mai il nome, infatti mi impappino ogni volta, ed è fantastico, cioè perché lo fissi, cioè lo vaporizzi qua sul viso, un secondo, 5 secondi, è asciutto e sei pronta per il tuo make up. È fresco, è veramente fresco, è fantastico, lo puoi utilizzare sia per andare a utilizzarlo prima di truccarti, quindi in funzione di primer, però anche per andare a settare il make up e anche per andare a reidratare la pelle quando hai la pelle particolarmente secca, quindi dopo un tot di ore te la senti un pochino tirare, ti vai a dare una vaporizzata e questo ti va a reidratare la pelle, quindi ti va a togliere quell'effetto. Io in verità lo utilizzo più per, come primer e oppure come settaggio, mai come idratante, perché comunque è una pelle mista grassa, quindi l'idratazione nella mia pelle non manca mai. Però se avete un tipo di pelle secco, avete anche un terzo utilizzo che non fa mai male. Invece il secondo primer, secondo me, è un altro primer che invece conosco da anni, ed è questo qui, Mineral Veil di Hourglass. Sono due primer che purtroppo non sono proprio economicissimi, però vi durano tanto. Io questo prima ce l'avevo nella versione piccolina travel e vi dura tantissimo, ce l'ho ancora, cioè anche utilizzandolo quotidianamente è veramente cioè vi dura, perché vi basta veramente poco prodotto, ha una consistenza diversa. L'altro, questo qua di Smashbox, è un'acqua proprio, questo è proprio una crema e mi piace perché è leggero sulla pelle, ha una texture leggerissima, ha un SPF 15 e va proprio a prepararti la pelle, cioè vedi che già te la uniforma, ti rende la grana più sottile, cioè va proprio a crearti una tela dove andare poi tu a fare i tuoi pastrugni. Quindi questo mi piace molto e secondo me migliora la stesura del fondotinta al di sopra, cioè va a creare proprio questa tela sul tuo viso, andando proprio... cioè, non dico effetto Photoshop, però va a creare proprio una pelle liscissima, veramente molto molto liscia. Questo l'ho già utilizzato in vari Get Ready With Me, quindi se volete vedere l'effetto basta scorrere qualche mio video vecchio, secondo me l'ho già utilizzato sicuramente. Migliora la stesura del fondotinta, scivola meglio, si fonde meglio con l'incarnato. E questo è un altro fondotinta, un altro primer che mi piace tantissimo, proprio perché è leggero, fa il suo, non mi occlude, non me lo sento pesante. Fantastico. Mi rendo conto che ho una caterva di prodotti per la base, perché adesso ho due cifre da farvi vedere. Allora, una più economica e una meno economica. Secondo me sono due cifre fantastiche. Allora, questa è di Yves Rocher, è una cipria meravigliosa, infatti l'ho utilizzata tantissimo, ce n'era, cioè sapete, queste ciprie libere veramente, cioè, io penso di non averla mai finita una, però questa ce n'è parecchio. Questa è ottima anche per fare baking, è la Pure Light, della linea Pure Light, che è una linea per la base di Yves Rocher che a me piace molto. Avevo provato il fondotinta Pure Light, è un ottimo fondotinta. Io ce l'ho nella colorazione beige, so che c'è anche in un'altra colorazione, non so se sono solo due o più colorazioni, che è più rosata. Per me, per il mio incarnato olivastro giallastro, beige è meglio del rosa. E questa è una cipria meravigliosa perché non mi va a segnare i pori dilatati, mi fa proprio un effetto bello setoso, proprio silky, molto molto bello, che mi piace e mi dura per tante ore. Questa è una cipria che vado a utilizzare anche per fare baking, quindi la vado a settare quando vado a applicare il mio correttore, oppure nei punti strategici vado a utilizzarla proprio come baking, per fare baking. Poi invece l'altra cipria che mi piace tantissimo è questa, che è la Prismatic, no, la Prism Libre di Givenchy, ed è questa nella colorazione beige. Io questa ce l'ho anche in un'altra colorazione che è più
che ha le quattro colorazioni, quindi verde, viola, albicoccato e più chiaro. Questa però mi piace di più perché riesco a utilizzarla maggiormente e la vado a utilizzare sempre proprio a trucco finito, la vado a utilizzare con il suo applicatore e la vado a tamponare perché mi dà questo effetto super figo, proprio di bambola di porcellana. Mi piace tantissimo perché è sia bambola di porcellana, però allo stesso tempo non finto. Cioè, quindi quando tu lo vedi alla luce del sole, proprio fuori, non sembra finto, non vedi la polvere, cioè è proprio bello. E io con i pori dilatati, per me la cipria questa cosa, cioè, è fondamentale. E con questa mi trovo veramente benissimo, cioè è una cipria fantastica. Invece, per quanto riguarda i correttori, quest'anno devo dire che non ne ho provati tantissimi. E quelli che ho provato, sì, mi sono piaciuti, ma nulla da strapparmi i capelli, ecco. Il correttore che invece mi ha lasciato con più emozione è questo qua, che è di Benefit ed è il Boing Airbrush Concealer. Io ce l'ho nella colorazione numero 02, vedete questo qua, e a me piace perché ha una texture super 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 sottile, 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 e non mi va nelle pieghette. Cioè, io quando sorrido mi si creano, cioè, tipo queste pieghette qua, che penso siano naturali. E alcuni correttori magari mi vanno dentro le pieghette, ti fanno tipo lo sguardo da vecchia. Questo è veramente super figo perché ti fa veramente un effetto super smoothie e veramente molto molto fresco, anche come colorazione. Io a volte, se non ho particolarmente occhiaia, mi basta utilizzare questo e sono a posto. Cioè, lo vado a picchiettare, poi magari lo sfumo con un pennello magari da sfumatura ampio e mi piace tantissimo, veramente tanto. Ma soprattutto il suo punto forte, secondo me, è proprio la texture, perché è sottilissima. Soprattutto se non volete che il correttore vi segni qua quando ridete. Cioè, non voglio che il correttore mi vada a dare 10 anni in più, sinceramente. Quindi, cioè, deve proprio essere veramente molto leggero, coprire, migliorare, ma non peggiorare la situazione. Molti correttori, secondo me, almeno quelli che ho provato io, devi stare molto attenta, anche se li setti, dopo un po' danno quell'effetto un po' di carta crespa, ecco, e ti vanno a segnare un po' tutte le pieghette, che è una roba orribile. Passiamo invece agli occhi. Agli occhi ho tre, cioè in verità vi avevo già fatto vedere le palette, però agli occhi proprio più nel concreto, nello specifico, ho tre prodotti. Allora, iniziamo da questo, che è il Dreamy Eyebrow di Paula P. Questo è un prodotto per le sopracciglia ed è quello che ho addosso anche oggi. Per me è un prodotto ottimo, cioè io vi ho sempre parlato del Cabrow e il Cabrow l'ho sempre messo per 2 anni consecutivi nei miei top annuali. Questo devo dire che quest'anno si è aggiudicato l'entrata proprio nei Beauty Awards perché è veramente un ottimo prodotto, sia per colore, per texture, per durata, si stende bene, rimane al suo posto. Ci puoi andare a fare palestra, vuoi andare a fare una sessione di workout intenso, sia di cardio che di gambe, e lui rimane lì al suo posto senza dire beh. C'è un prodotto fantastico. Questo, se ne volete sapere di più, se volete, magari se state valutando l'acquisto di questo, magari se riesco a chiuderlo, avevo fatto una review sul sito di trucchi.tv, che è il mio sito, che spesso magari qualcuno mi chiede perché trucchi, perché trucchi.tv, trucchi.tv è il mio sito che trovate online. E questo io ce l'ho nella colorazione castano scuro e per il mio colore è perfetto, cioè fantastico. Invece sul Cabrow io ho la numero 5 ed è perfetta per la mia colorazione, quindi se magari qualcuno sta utilizzando il Cabrow, lo sta finendo, vuole provare qualcosa di nuovo, castano scuro per me è l'esatto matching. Questo è leggermente un pochino più scuretto rispetto al 5. Lo trovo, sì, un pochino più. Forse il Cabrow è un pochino più neutro. Questo è un pochino più. Una puntina un po' più caldina rispetto al Cabrow, ecco. Altro prodotto per gli occhi, come mascara, io devo inserire assolutamente questo, che è il Bad Girl Bang. Di questo vi avevo fatto vedere, l'applicazione, di come lo applico, perché è un mascara molto particolare. O lo ami o lo odi, perché devi stare molto attenta nell'applicazione. Puoi ottenere un effetto molto drammatico, un effetto molto naturale,
però devi stenderlo in una certa maniera, quindi pettinarlo bene e non ripassarlo. Una volta che è asciutto non ci devi andare sopra, perché sennò ti crea i grumi. Infatti uno dei problemi maggiori che riscontravano le ragazze era proprio la creazione proprio di grumi. Io così davvero mi piace tantissimo, perché poi ha una leggerezza sulle ciglia, c'è una texture super leggera, cioè non lo senti, e nonostante sia veramente molto drammatico, una volta che lo vai a stratificare e a lavorare bene velocemente, ti dà veramente un bellissimo effetto, che a me piace tanto, e ha una durata fantastica. È uno dei pochissimi mascara che non mi va a fare pastrugno qui sotto, cioè una volta che si asciuga, adesso come minimo io tipo in nero qui sotto. Però cioè vedete, pazzesco, cioè io di solito appena mi trucco ho sempre il nero qui, cioè se voi fate caso anche magari nei vlog, se io non ci faccio caso mi si spiazza qua il mascara, e non, anche a dopo ore. Invece questo, una volta che si asciuga, infatti devi utilizzare uno struccante bello portentoso. Io di solito per struccarlo utilizzo dei burri, quindi ho l'olio di cocco, comunque dei burri struccanti che possono essere diversi, e questo me lo scioglie bene e mi piace. Poi, altro prodotto preferito che rientro nei miei beauty awards che ho conosciuto nel 2018 è questo eyeliner, che è il Black Magic di Aiko. Questo è un eyeliner fantastico, cioè guardate la punta, questa è la punta, super di precisione, ed è super un eyeliner meraviglioso, cioè io questo ce l'ho aperto in verità da un sacco di mesi, fa ancora il suo lavoro e io lo trovo meglio rispetto a Trooper di Kat Von D. Io con Trooper purtroppo prima mi ero trovata bene, poi dopo non tantissimo, cioè sempre un buon mascara, ma non me l'ha fatto, cioè non, dopo la seconda secondo acquisto non lo ricompro più. Preferisco questo, costa sui 20 euro e secondo me è un mascara favoloso, sia per l'applicazione, sia per la durata, sia per il nero, cioè scrive senza problemi, non ti fa striature. Ecco, Trooper invece, avendolo riacquistato, non ho trovato che la qualità fosse la stessa, cioè ho notato delle differenze di qualità nello stesso eyeliner. Io invece con questo mi sto trovando bene, mi sono trovata bene, non si è seccato a distanza di mesi, fa il suo, è veramente fantastico. Prima di arrivare ai rossetti, che qua non tanti, però secondo me sono i rossetti che sono stati scoperta del 2018, volevo farvi vedere il mio blush del 2018, che è questo, che è California. Io sinceramente non mi ricordo se ve l'avevo già inserito lo scorso anno, perché secondo me questo è una tonalità di blush meravigliosa, cioè questo è un blush fantastico, veramente meraviglioso, che può dare paura. Io so che a molte, cioè io mi ricordo Alice, che è una ragazza che mi segue, mi diceva che lei l'aveva acquistato ma non riusciva a vedersi. Io lo adoro, cioè io con questo blush mi sento viva, mi dà subito colore, non è troppo, sembra sparato, però no, e poi la pigmentazione non è eccessiva, quindi tu riesci a modulartelo quanto ne vuoi. Io sapete che ho una mano pesante con il blush, a me piace, e questo veramente secondo me è uno dei blush, dei colori migliori in assoluto che ha Benefit nel suo parco blush. E adesso possiamo passare ai rossetti. E come primo rossetto scoperta dell'anno io devo assolutamente inserire questo rossetto, che è lo Stay Super Stay Matte Ink di Maybelline. Questo è un rossetto che costa 8,90 euro, ma ragazzi io penso che sia il rossetto liquido matte più duraturo in assoluto che io abbia mai provato. Di questo io vi avevo fatto anche un lipstick stress test, e col nuovo anno torneranno i lipstick stress test, perché è un genere di video che mi piace tantissimo fare, quindi quello di mettere alla prova tanti rossetti tutta la giornata, cioè un rossetto alla volta, non tutti insieme, però per tutta la giornata, mangiando, facendo le cose che si fanno durante il giorno. Questo è la razza del lipstick stress test, e questo è un rossetto che ha una durata pazzesca, cioè io vi dico solo che dopo, cercando, cioè devi andare proprio a struccarlo, cioè proprio con vigore per farlo togliere, cioè una durata pazzesca, e la durata è direttamente proporzionale al comfort, quindi non è che
dura tantissimo, però ti ritrovi con le labbra tutte in carta pecorite, risucchiate, senza idratazione, senza acqua, senza niente. Cioè, veramente sono dei rossetti fantastici. Io dovessi consigliare a qualcuno, consiglierei questa linea. Infatti, una cosa che ogni volta dico è di prendere altri colori che mi avete suggerito. Infatti, poi sono uscite anche altre colorazioni che poi... Però durante qui vicino non è che ci siano tanti negozi che rivendano Maybelline e non li trovo, devo andare proprio al Corte Inglese per trovarli. Quindi tra una cosa e l'altra non ho più acquistato un altro colore, ma questo colore, che non vi ho detto il nome esatto, ve lo dico, che è Lover, che è uno tra i più famosi, mi è piaciuto tantissimo, veramente tantissimo. Altra scoperta di rossetti liquidi del 2018 sono state le tint di Paola P. Questi colori, a parte che sono colori fantastici, io ve li faccio vedere tutti perché con tutti questi 6 mi sono trovata bene, e sono il 17, il 18, il 19, il 20, il 21, sì, questi colori qua sono fantastici, cioè hanno una pigmentazione paura, un range di colore meraviglioso. Questi sono i Paint for Lips di Paola P, hanno delle colorazioni che sono super bold, cioè fanno loro il trucco. Mi ricordo in uno degli ultimi Get Ready, forse quello prima di Natale, avevo utilizzato questo, che è London. Cioè questo è un colore che sembra un nude che visto, rivisto, ma questo è un nude suo. Cioè è un colore pazzesco, cioè un... Non saprei descrivervelo perché è talmente figo che... Non saprei dirvi, ha una colorazione, hanno delle colorazioni meravigliose e oltre a questo hanno anche una bella stesura, subito pigmentati, subito uniformi, non vanno via subito, hanno una buona durata che a me sui 7 ore, 8 ore senza mangiare, quando mangio un pochino nella mucosa centrale mi va via, quindi mi basta ritoccare, però sono rossetti liquidi a lunga durata ritoccabili, quindi non sono di quelli che devi toglierlo, poi rimetterlo, cioè sono veramente fantastici, quindi se non li avete mai provati, provateli in questo 2019 come nuovi rossetti, perché secondo me sono veramente degli ottimi, ottimi rossetti con un'ottima formulazione. Per terminare questi Beauty Awards Makeup, terminiamo con i rossetti. E come rossetti, secondo me, quelli che sono stati proprio una scoperta magica, magica da tutti i punti di vista, sono i rossetti di Love's Nature, questi qua. E di questi uscirà prestissimo il post su trucchi.tv con tutti gli swatches. Io ce le ho tutte le colorazioni. Non vi parlo di una colorazione in particolare perché io le ho provate bene o male tutte, cioè sì, tutte le colorazioni del range, forse tranne una che è ancora chiusa, che è rosso sangria, questa qua, questo è il pack esterno, però secondo me sono praticamente dei rossetti in bullet con una texture, una qualità spaziale, sono rossetti quasi al 100% naturali, sono al 99,9% di origine naturale, quindi anche se siete attente a questo fattore, un valore aggiunto, hanno colorazioni spaziali. Ad esempio il colore che ho addosso io è un nude spaziale ed è uno dei rossetti di Love's Nature. Hanno una texture che mi ricorda tantissimo i retro matte di MAC, cioè sono veramente molto molto simili, molto duri, super pigmentati, però una volta che lo lavori riesci a stenderlo, però li trovo con una piccola marcia in più, perché li trovo un pochino più idratanti e più confortevoli rispetto ai retro matte, che trovo un pochino più secchi rispetto a questi. Mi piace anche, oltre alla formulazione e alla texture, mi piace tantissimo il range dei colori, cioè il range dei colori io lo trovo spaziale, cioè tipo ha dei nudi, ci sono dei nudi meravigliosi. Cioè questo è un colore a caso che è lo 005 ed è spaziale, ma anche i rossi borgogna sono molto belli, c'è un borgogna meraviglioso. Questo è lo 004 che è quello che ho addosso oggi, che è nudo naturale se non mi sbaglio, ed è meraviglioso, cioè secondo me è un nudo bellissimo. E ha tante colorazioni belle, cioè guardate questo è bellissimo, cioè guardate questo.
ma di questi vi faccio vedere tutti gli swatches perché secondo me valgono veramente la pena. Hanno tutti una formulazione matte e sono veramente portentosi, cioè per me questi sono stati i rossetti in bullet scoperta del 2018 per eccellenza. E con questo ho finito i miei Beauty Awards make up. Sono andata abbastanza veloce per non fare un video super lungo, però questi sono in concreto i prodotti make up che ho adorato maggiormente nel 2018. Io vi invito ad andare a vedere il video di Silvia, l'angolo di Saidori, se non l'avete ancora guardato. Qui sotto trovate il link, ve lo lascio qui sotto segnato, e fatemi sapere quali sono stati i vostri prodotti top del 2018. Non dico 10, però fatemeli sapere almeno, non so, almeno due prodotti super 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 top che voi avete conosciuto nel 2018 o che ne hanno segnato particolarmente il 2018. Non so, una palette, un rossetto, un mascara, avete trovato il mascara della vita? Fatemelo sapere qui sotto, così magari mi segnalate dei prodotti che non ho ancora provato e li vado a comprare. Fatemelo sapere e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!